Siamo pronti? Come diceva Leo, siamo pronti a partire per Palla Avvelenata dopo una piccola escursione di natura politica, personale, su cosa accadrà o meno. Torniamo a sprombattuto sulla pallavolo. Sì, Esatto. però fermi tutti, Fermi tutti. che io vorrei Fermi tutti. inaugurare questo nostro appuntamento. Spero che vi arrivi il sonoro con un omaggio a una personalità che noi dobbiamo giustamente onorare. Ci siete? Vai. Vado. Sentite? Zero. Zero. Come zero? Zero. Non vi arriva? Di. No. Vabbè, allora Tu me lo voglio dici? dirvi che questo è l'inno nazionale bulgaro, che comincia dicendo: dai Balcani all'ombra del Danubio, perché, anzi, voi non lo sentite, ma io ve lo metto in sottofondo perché mi esalta, perché voglio partire con l'Elverasco della settimana, dai Balcani al Danubio, il grande ritorno del viandante bulgaro. Via. Quindi Rado Stoicev, che ha battuto, scusate, lo dico con piacere per le mie origini, ma ha battuto Modena e assieme all'El Velasco, voi Sì. farete le vostre designazioni, assegno immediatamente anche il rododendro a Ervin Gapet, che è stato ipnotizzato dal viandante Guardami negli bulgaro, occhi, aveva gli occhi, guardami. please, e ha disputato la peggior partita da quando è in Italia. Quindi io adesso mi cedo la parola. Allora, Leo, sai cosa ci dici? Oltre all'asco e al godo dentro, io gli do anche il godo dentro a Stoicev, perché secondo Tutto. me. Allora, guarda. Dite, dite. Allora, io ho guardato con attenzione proprio la Sì. partita perché ci tenevo. A un certo punto nel secondo set, attacco di Ervin Gapet da zona 2, fa un mani fuori su Mozic e la palla colpisce piuttosto violentemente Stoicev. Ok? Stoicev non fa una piega, la palla dopo, stessa situazione, Roque Modric dà una murata mostruosa a Gapet e lì esplode Stoicev che vede il suo pupillo. Temura, come lo Quindi, chiameresti in Gapet per Stoice? No, allora, insomma, la quindi morte nera, quanti hai voti gli capito? diamo? Aspetta, io Staatsfeder. però fatemi così, Comunque, io li ho almeno assegnati. no, Voi siete d'accordo su una questo premio candida, o allora, al Velasco, io a Stoice darei il godo dentro. no? Anch'io. Perché l'El Velasco in realtà lo darei o a Cuttini o a Dipinto o Lo do a tutti. a Cuttini. E quindi per me Stoicev ieri davvero ha fatto un'impresa, ma ha goduto come un Ma come un grillo riccio e il bulgaro, un riccio rododendro bulgaro. Angapeta aumenta il piacere di Stoicev. Beh, facciamo come volete voi, fermo restando il famoso motto: all'ombra dei monti balcani scorre placido il Danubio. Io ho imparato a memoria il testo dell'inno bulgaro. Allora, vediamo se ho capito bene. Sì, bravo, va, Abbiamo ricapitoliamo. l'El Velasco a Cuttini, Yes. il gododendro al viandante bulgaro Rado Sì. Stoicev, Yes. e il rododendro lo diamo a Ervin Gapet, Sì. ipnotizzato, aveva gli occhi, Un please, po' dal mago di Varna, un pochettino anche a capito? Bruno, visto che sono Dallo amici. stregone di Plovdiv. Cosa c'è? Senti, Leo, un po' di rododendro anche a Bruno che lo condivide con Ervin, sono tanto amici, hanno perso. Anche Facciamo tutto un ex equo, esequo, dai. ipnotizzati tutte e due. Esatto. Vai. Allora, però, voi che non siete mai sulla notizia perché avete fondato Come il club Escape from the Escape News, from the news. fuga dalla notizia, sapete che nel fine settimana c'è un evento particolare che riguarda l'ambiente della pallavolo, o la cosa vi Mi sfugge? è arrivato un Vi invito, sfugge? ma non so bene di cosa si tratta. Niente, So che per me è arrivato devo andare a Roma. Allora vi dico io che nella città eterna, nell'Urbe, si gioca la Final Four di Coppa Quanto ne Italia. sai? Quanto ne sai? E io ci tengo ad aumentare la taglia che avevo messo, che era arrivata a 200 euro su chi riesce a battere Perugia.
Questa volta la mia taglia diventa di 300 euro. Sì. Voi volete partecipare o no? Ovviamente sì. Sì, sì, Zorro, tu che sei una resca, una lima sorda, che sei amaro come Paperon de Paperoni, ci dai 5 euro? Preferirei partecipare perché è anche scorretto sul piano proprio generale, cioè è una specie di scommessa questa. Metti una taglia. Noi Brogio abbiamo messo sul piatto una taglia 300 euro su chi batte Perugia per la prima volta. Allora ditemi come vanno le due semifinali di Coppa Italia. Allora, guarda. Io credo che Perugia proprio non ci sia verso di, anche se la mia taglia non viene incassata. No, non viene incassata. Però, ragazzi, ragioniamo un attimo: prima o poi sto Piacenza farà l'esplosione che tutti si attendono. Siamo lì. Eravamo già anche a Civitanova, sembrava quasi una botti 2-7-0. Ed è anche vero che nella partita singola è l'unica possibilità, nel senso che Perugia la puoi battere una volta, secondo me tre volte, quindi è la possibilità. È vero che Leal però sta così, nel senso che non è gravissimo l'infortunio. Allora voi dite che Perugia elimina Piacenza e Monza e Milano-Trento? Guarda, io ho visto il momento clou della partita di domenica sera, quando Milano stava veramente per vincere, match point a disposizione, un'imperfezione molto grave che costerà un premio secondo me a Milano. Dopo questa recente vittoria sono pochissime possibilità che Trento non abbia quella confidenza per battere Milano. Tu Brogio, quindi, sei d'accordo? Trento, Milano, passa Trento. Anche l'effetto sorpresa si sono giocati settimana scorsa, che stava effettivamente caratterizzando la partita. Vorrei anche segnalare che Trento ha battuto Milano in presenza di Marco Mengoni. Yes. Ed è saltato fuori che il suo trionfo sanremese, Due vite, il brano si intitola. Era riferito a? Pensato, ma è una storia d'amore qui, là, eccetera. Invece Mengoni è così tifoso di Trento che sto pezzo l'ha scritto pensando a Lorenzetti e da Re. Due vite, no? Ti sbagli, che si separano adesso prossimamente. Lorenzetti va a Piacenza, la Rava, la Fava. Allora Mengoni ha scritto Due vite pensando a Lorenzetti e da Re. Detto questo, a chi diamo la carlona? Io la carlona la do a Monza, perché la settimana, 7 giorni fa vanno a Cisterna e vincono, dopo 5 giorni si allena e perdono con Padova. Si assopiscono. Chi li capisce sti ragazzi, io è bravo. Sono lì che giocano bene, poi si assopiscono, stanno lì. Oh, Padova fa il suo. Condividi Monza. Allora, condivido per la carlona Monza e propongo anche di mandare Milano, ma Patrì in modo particolare, a diradare le bietole, perché su quel palleggione lì che era decisivo direttamente di là, questa roba qui, va un po', come dire... Quindi allora Monza, la Carlona, Milano di radare le bietole. Io però vorrei dirvi invece che per quanto riguarda il The Donald, anche se voi dite che non sentite una mazza, io torno all'inno bulgaro. Sì. Poi ce lo metto. Io voglio dire, c'è un giocatore che lì, che allenato dall'uomo che è cresciuto all'ombra dei Monti Balcani, laddove si specchia il Danubio, come diavolo si pronuncia, non lo so, questo sacco d'uomo, ha fatto 28, 29 punti, cioè una cosa, da 29. Paura, da paura, ma da siete paura. Siete d'accordo veramente con me? Oi, questi, cioè, tra Modric, Keita, Shapotskov hanno fatto 67 punti in 3. Ti dico io. Senti, per simpatia possiamo fare candidatura anche per Lawani, che ne ha fatti 29 anche lui, sto ragazzo giovanissimo che non fa una piega, quel ponticino lì che intanto tiene viva la speranza, insomma appena arrivato. Io ci credo... metto anche Davide Gardini. Bravo, anche Davide Gardini. Che anche lui è un figlio d'arte, no? Il figlio di una delle vittime della Zlat Tax. Perché non dimenticate che la Zlat Tax si applica, caro Zorro, anche tu la subirai qui a Palla Velenata,
a tutti gli ex campioni del mondo, Gardini, Bernardi, prossimamente Zorro, Zlatan. L'unico cui non è stata ancora applicata, così veniamo al momento letterario, sì. È Fefe De Giorgi, dal suo volume Io so io, voi non siete un cazzo, capolavoro assoluto. C'è un aggiornamento proprio di questa settimana dove dice: arrivato nei giorni scorsi a Kiev, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è sentito dire che c'era nei paraggi anche il primo rappresentante del governo italiano. Rivolto al suo capo ufficio stampa della Casa Bianca, ha detto: oh, finalmente avrò il piacere di incontrare Fefe De Giorgi. Allora voglio che voi meditiate su queste parole e poi devo concludere con... Pare che anche l'incontro tra cinesi e russi più o meno abbia chiesto la competenza di Fefe De Giorgi. Ma voglio concludere con due annotazioni. La prima, mi rivolgo al regista di questa trasmissione, eccetera, Andrea Zoldi, che certo che fai morire i nostri spettatori, ne sono deceduti due gemelli, due cisterna di 98 anni che guardavano sempre Palla Avvelenata, perché tu metti in onda Palla Avvelenata e sotto la data è sempre sbagliata. La puntata della settimana scorsa c'era 15 gennaio, uno che la va a vedere dice: ma questi sono dei profeti, sanno come sono finite le partite giocate il 5 di febbraio. L'altra volta c'era puntata dell'8 gennaio, parlavamo dei risultati del 31 del mese. Ma lo voglio dire, ma ti pagano anche, ma vuoi mettere la data giusta? Ma la vuoi mettere? Metteremo la data giusta, ma per forza la gente muore. Guarda Palla Avvelenata e schiatta e dice: ma questi qui sanno il futuro, chi cazzo sono, da dove vengono? Il tempo, allora, sopravvalutato il tempo. È rimasto. Volevo coinvolgerti. Dal vivo, Io volevo coinvolgerti un attimo di Carlo Gobbi su una valutazione che abbiamo fatto io e Brogio qualche giorno fa. Allora, una giornata con 5 partite su 6, 3-2. Livello straordinario, partite bellissime, tiratissime, molto pubblico. Pubblico. Benvenuta una Superlega ai massimi livelli, che è anche una bellissima presentazione, come tu dicevi, perché sta Final Four di Coppa Italia, quindi che è arrivata al momento migliore. E noi questo Brogio, lo stiamo dicendo nella puntata del 22 gennaio, perché loro credono che sia febbraio, ma grazie a te noi andiamo in onda. Ma Zorro, sei un genio, io veramente non so da che favola sei uscito, ogni volta ti superi. Allora, il Carlo Gobbi dal vivo, come omaggio finale, scusate, vi faccio rivedere la bandiera bulgara, perché io ci tengo molto, non voglio che si pensi che siccome sono di Modena non sono sportivo, no? La bandiera bulgara, eccola qua, eccola lì. Passa la bandiera bulgara, lodiamo il Carlo Gobbi dal vivo a Marzio Perbellini, che è il collega dell'Arena di Verona, che racconta magistralmente quello che accade nella città di Romeo e Giulietta e di Rado e di Ervin ogni settimana. È vero. Questo, ragazzi, ci si vede tra 7 giorni. Auspicando un bacio pacificatore, Leo, un grande. Ebbene, buona giornata. Ciao.